Benvenuti su Creazioni Digitali. In questo tutorial vedremo come utilizzare lo strumento sfumatura per applicare dei gradienti non solo ai vettori ma anche ai livelli pixel, ai livelli maschera e di regolazione. Lo strumento sfumatura è come tutti gli altri nella barra degli strumenti e si attiva anche con il tasto di accesso rapido F. Per applicare un gradiente occorre selezionare il livello a cui lo si vuole destinare e attivare lo strumento. In alto si apre la barra contestuale. Dalla casella contesto scegliamo se applicarlo al riempimento oppure al tratto. Accanto invece il tipo di sfumatura da applicare: lineare, ellittica, radiale, conica oppure bitmap. Cliccando sulla casella del colore si apre un pannello che contiene tre schede: campioni, colore e sfumatura. Cliccando su quest'ultima si attiva il pannello per la gestione della sfumatura. I pallini sono i colori attivi che la compongono. Cliccando su uno di essi lo attivo e posso selezionare un nuovo colore utilizzando il contagocce, o in alternativa cliccando sulla casella colore si apre il pannello colore e quindi posso impostare la tonalità, così come abbiamo visto nel tutorial dedicato al pannello colore. In realtà potreste trovare un pannello diverso in base a come lo avete impostato. L'abbiamo già visto come impostare il pannello colore, che ha diverse modalità di visualizzazione. Io ho impostato i dispositivi di scorrimento. Posso selezionare un colore da questo campo oppure utilizzare i pulsanti a scorrimento. Seleziono il pallino a sinistra, clicco ancora sulla casella e scelgo la tonalità che voglio. Poi seleziono l'altro per assegnare un altro colore alla sfumatura. Da questa casella è possibile impostarne l'opacità e da quell'accanto invece invertire la sfumatura. In questo caso ho applicato una sfumatura lineare. La sfumatura può essere modificata anche utilizzando le maniglie di controllo che si attivano sull'oggetto su cui l'ho applicata. In pratica posso fare le stesse operazioni: cambiare l'orientamento, il colore o cambiare il punto centrale, aggiungere un altro punto cliccando nel punto esatto dove lo voglio. Possiamo farlo sia dalla barra del menu contestuale che direttamente sull'oggetto. E quindi i pallini rappresentano i colori che compongono la sfumatura, mentre i trattini segnano il punto di transizione fra i vari colori. Per eliminare un colore basta selezionare un pallino e premere cancel, backspace oppure utilizzare il tasto elimina. Per replicare un colore basta premere su copia e viene replicato lo stesso colore. In alto sulla barra del menu contestuale troviamo ancora ruota, mentre la voce accanto inverte la sfumatura. E poi ancora mantieni proporzioni. Se lo disattivo e modifico la sfumatura si ridispone in maniera non proporzionale. Se cambio tipo di sfumatura, ad esempio, vedete che cambiano le maniglie. E adesso in pratica ce n'è un'altra che permette anche di regolare il centro. Questa è una sfumatura ellittica. Cambio ancora tipo di sfumatura, inserisco radiale e vedete come cambia sia la maniglia che la disposizione dei colori. E poi la sfumatura conica. Reimposto la sfumatura lineare. Se voglio memorizzare una sfumatura che ho creato, basta andare nel pannello campioni, aggiungi sfumatura e verrà inserita nei campioni. In questo modo potrò riutilizzarla.
Lo strumento sfumatura permette anche di applicare un riempimento bitmap. Lo abbiamo già visto nel tutorial dedicato ai pattern. In questo caso assegnerà un'immagine al riempimento e sempre attraverso le maniglie è possibile impostarla modificando angolazioni, dimensioni e impostazioni varie. In questo caso ho utilizzato un'immagine presa dall'hard disk, ma è possibile anche utilizzare immagini che abbiamo conservato negli asset. Sostanza è una sorta di libreria personale dove possiamo conservare degli elementi che pensiamo di riutilizzare. Apro quindi il pannello asset e seleziono un pattern che ho conservato, e in questo modo, con la forma selezionata e riempimento bitmap attivo, l'ho imposto come riempimento della forma. Adesso blocco le proporzioni, altrimenti si deforma tutto. E sempre attraverso le maniglie faccio le modifiche necessarie. Quando modifichiamo un livello su cui abbiamo applicato la sfumatura, Affinity ricalcola e riadatta automaticamente la sfumatura applicata. Lo stesso avviene in caso di modifica delle curve su cui è applicata. Bene, abbiamo visto come modificare la sfumatura dalla barra del menu contestuale. Adesso applico la sfumatura che ho memorizzato nel pannello campioni e vediamo come modificarla direttamente sull'oggetto. Anche qui troviamo i pallini, ne attivo uno cliccandoci sopra e poi dal pannello campioni seleziono il nuovo colore da assegnare. E così posso continuare a modificare gli altri punti utilizzando il pannello campioni. Se clicco lungo la maniglia posso inserire un altro colore esattamente nel punto dove ho cliccato. Adesso traccio al volo un'altra tavola di disegno, importo un'immagine e vediamo come applicare i gradienti ai livelli pixel. Seleziono la foto e vado a ripescare la sfumatura che ho memorizzato. Vedete che Affinity la applica perfettamente alla foto e attraverso le maniglie gestisco l'angolazione e le impostazioni che abbiamo visto prima nello stesso identico modo. La sfumatura può essere applicata anche al testo. Vediamo come fare. Scrivo ad esempio work, assegno un carattere più evidente. La posso applicare sia al riempimento, come in questo caso. Do un po' di tratto per renderla più visibile. Anche qui si attivano le maniglie di regolazione ed è possibile impostare la sfumatura come abbiamo già visto. Ma la sfumatura può anche essere assegnata al tratto. Ad esempio in questo caso faccio lo switch dal pannello colore e quindi inverte i colori e la sfumatura passa al tratto. È possibile anche impostare tratto in partenza, come vi ho detto prima, dalla barra del menu contestuale. Oltre al tratto, la sfumatura può essere applicata alle singole lettere in maniera completamente diversa. Anche se il testo non è ancora convertito in curve, abbiamo aggiunto un altro strumento alle nostre conoscenze. Stiamo per ultimare gli strumenti presenti in Persona Designer. Nei prossimi tutorial inizieremo a parlare dei pannelli e delle funzioni avanzate. Impareremo a conoscere anche gli strumenti presenti in Persona Pixel. Vedo che mi state seguendo e ne sono felice. Mi farebbe piacere comunque avere un riscontro dei vostri progressi e, perché no, anche dei vostri dubbi, in modo da programmare il proseguimento di questo corso gratuito nel migliore dei modi, senza lasciare lacune. Fatevi sentire, postate pure nei commenti, vi leggo e vi rispondo con piacere. E non dimenticate di lasciare un like. Ciao, alla prossima!